Presidente. Il suo intervento, insomma, di pochi secondi fa mi dà proprio l'occasione di far riferimento al parere dell'OREF, che è stato anche oggetto della Commissione Bilancio convocata oggi a supporto dell'Aula, proprio per riprendere in considerazione, dopo la riapprovazione del bilancio consolidato a valle delle riconciliazioni e delle asseverazioni, quindi che sono state fatte sulle partite da riconciliare delle partecipate oggetto di questo consolidato, ricordo limitato a un perimetro che diciamo, prevedeva esclusivamente le due partecipate di maggiore entità dell'ente e quindi ATAC ed AMA nello specifico. E credo sia doveroso da parte mia ricordare che all'atto dell'approvazione il 30 settembre scorso della prima versione del bilancio consolidato, ci fu proprio diciamo una sottolineatura da parte mia della modalità con cui l'OREF aveva rilasciato quella che dovrebbe, secondo quanto previsto dal TUEL, essere una relazione relativa al bilancio consolidato e non un parere che è previsto invece per esempio per il bilancio di previsione. Proprio relativamente a questo, di conseguenza, essendo credo una persona di normale, diciamo, coerenza, devo dire che nella versione attuale del parere l'OREF è ritornato a fornire correttamente quello che è l'output previsto da questa fase di valutazione, vale a dire quello di una relazione, per cui oggi non abbiamo discusso di un parere in commissione, ma di una relazione e di questo ringrazio pubblicamente l'OREF in questa sede. Ho già ringraziato gli uffici per il lavoro fatto da settembre a dicembre per permettere che la Giunta potesse approvare un documento dalla consistenza estremamente più solida dal punto di vista della riconciliazione delle partite. Rimane ancora qualche diciamo, area in cui bisogna fare degli approfondimenti, ma la cosa importante è che non esistono partite di cui non si conosce l'origine, servono esclusivamente, diciamo, gli atti amministrativi, le scritture contabili, eventualmente per ricondurle precisamente a quello che rappresentano nell'ambito della contabilità di relazione fra gli enti. Quindi su questo mi piace nuovamente risottolineare l'ottimo lavoro fatto dagli uffici e in particolare dalla dottoressa Castrignanò che veramente ha posto una grandissima attenzione e grandissima professionalità su questa fase. Leggo le ultime, mi sia permesso, le ultime tre, diciamo, tre righe della relazione. Sintetizzando che l'OREF ritiene che i dati esposti nel bilancio consolidato dell'esercizio 2016, salvo le riserve già espresse circa la riconciliazione dei saldi diretti tra AMA, SPA e ATAC, appunto quelle partite a cui facevo riferimento poc'anzi, rappresentino l'aggregazione delle risultanze dei conti economico-patrimoniali e finanziario del gruppo Amministrazione Pubblica di Roma Capitale. Io credo che questo sia un bel risultato perché, come ribadito oggi in commissione, è stato messo ordine in partite che risalivano al 2011 e su cui nessuno si era mai preoccupato, soprattutto rispetto ad AMA, cioè, e alla modalità della riscossione della tariffa che aveva creato una certa confusione, diciamo, nella determinazione dell'origine delle entrate e quindi poi della riconciliazione delle partite, cosa che del resto andremo a superare con la nuova modalità, quindi con l'internalizzazione della tariffa. Però nessuno si era preoccupato dal 2011 di porvi mano e di fare ordine. Questa amministrazione l'ha fatto e credo che sia un altro punto da apprezzare, su cui magari si fa poca pubblicità perché i freddi numeri della contabilità non interessano a nessuno. Ovviamente ci sono altri eventi che diciamo, salgono agli onori della cronaca nel bene e nel male. La contabilità è un qualche cosa che riguarda diciamo, pochi eletti, se vogliamo dire così, e interessa tante volte e poco alla cittadinanza, ma è quella materia che poi è alla base di tutto il mondo reale che poi ci circonda e che permette all'amministrazione di fornire servizi ai cittadini. Per cui, niente, anticipo ovviamente il voto favorevole
della maggioranza su questo documento che chiude questa fase e ci lancia nella fase del consolidato 2017 che dovremo diciamo approvare entro il 30 settembre 2018 e su cui sia l'assessorato, ringrazio l'assessore Lemmetti, che gli uffici stanno già lavorando da un po' di tempo e la commissione diciamo sta fornendo il supporto necessario. Grazie.